Telecomando, siamo alla finale, diciamo subito che i risultati li conosceremo fra un paio di settimane sul web. Questa però è la serata finale. Partiamo dall'inizio, com'è nata questa idea di Telecomando, un progetto a costo zero oltretutto? Sì, il nostro progetto è un progetto a costo zero perché è un gruppo di amici che hanno la passione tutti per la musica e per la cultura, hanno deciso di fare qualcosa per la nostra zona, che è quella del Canavese, che è un pochettino morta a livello culturale. E un gruppo di amici hanno ritenuto opportuno di dare opportunità a tutti questi artisti che hanno deciso di far musica di proporre dei brani inediti. Quindi non è il solito festival dove vengono portate le cover, ma qua vengono valutate proprio le capacità artistiche di scrittura a livello musicale, molto importante. Qual è stato il livello? Ma il livello che avremo qua in finale, quello che avete visto nelle puntate, è stato molto alto perché abbiamo avuto anche delle persone, figli di artisti già conosciuti nel panorama torinese e piemontese locali. La risposta è stata buona, siamo riusciti anche a fare delle selezioni, abbiamo portato qua questa sera 8 dei finalisti e la qualità la potete vedere anche su YouTube e la potrete vedere tra qualche settimana in onda sul web su questa finale. E poi il web come scelta di diffusione, giovane anche questa, ma comunque produttiva perché molti l'hanno vista. Molti l'hanno vista, le selezioni sono state facilissime perché per partecipare a Telecomando bastava fare un video di 60 secondi, inviarcelo, e quindi era una cosa che poteva essere fatta con una webcam piuttosto che con un telefonino, con un tablet, e quindi tutto è girato attorno ai media, dal sito internet, dai canali YouTube e Facebook. È stato molto semplice e molto intuitivo. Si può avere cultura che non costa e che è di buon livello? Certo, si può avere della cultura a costo zero, tutto quello che avete visto nelle puntate, quello che vedrete stasera, è tutto a costo zero. Non ci siamo perfetti il fatto di chiedere dei soldi agli enti, gli sponsor, ma abbiamo puntato al vecchio baratto, quindi abbiamo chiesto a tutte le aziende locali del torinese, nel canavese, di darci delle attrezzature in cambio del materiale pubblicitario che abbiamo messo su sito internet e sulle nostre pagine social. Ci sarà una seconda edizione perché ormai siamo alla fine di questa? Sì, l'idea era quella di proseguire perché comunque c'è stato un buon riscontro, sono rimasti tutti contenti, e anche tutti quelli che hanno partecipato, dal Sgabuzzino Team che è stato l'ideatore del progetto a tutta la giuria, tutti i concorrenti stanno chiedendo di fare il 2.0 il prima possibile perché sono rimasti contenti e entusiasti del progetto. Un'esperienza bella, un'esperienza passata in mezzo alla musica, in mezzo agli artisti. Come è stata questa esperienza? Allora, è stata una bellissima esperienza nella quale tra l'altro io e Francesca siamo stati coinvolti, diciamo un po' all'ultimo, ma ci siamo ritrovati proiettati, catapultati in un progetto che, benché abbia respiro apparentemente locale, è a nostro parere e a parere anche di chi ha avuto la fortuna di viverlo, un bellissimo progetto, un progetto che ha delle buone potenzialità. Questa, dobbiamo essere anche realisti, è la prima edizione, quindi c'è ancora qualcosa da migliorare, ma molto al di sopra delle aspettative. Una cosa che ho apprezzato moltissimo di questo progetto e vorrei... ve lo voglio dire assolutamente perché è una cosa che secondo me deve avere risonanza, che è un progetto praticamente interamente a costo zero. Anche i concorrenti hanno potuto partecipare senza pagare una quota di iscrizione e ha avuto una bella risonanza, questo va detto, cioè ci è piaciuto e ci siamo divertiti tutti. Visti dal palco gli artisti com'erano, emozionati? Sì, gli artisti emozionati, ma lo siamo anche noi, anche perché non si può stare sul palco per definizione senza emozione. È quella il vero motore, la vera spinta che ti dà energia quando sei davanti alle telecamere e sul palco. Emozioni che si provano sul palco, abbiamo detto. Cosa c'era? Ansia? C'era preoccupazione? Allora, per quanto mi riguarda, ansia, tanta, tanta, tanta ansia, come sempre, però è bello perché comunque quest'ansia, questa emozione ti dà la carica e quindi sali sul palco che non sei tu, sei un'altra persona, sei in effetti sei pronto per dare il massimo, dare il 100%. L'abbiamo fatto noi e l'hanno fatto assolutamente anche tutti i nostri concorrenti. Devo dire che anche il livello è stato assolutamente ottimo e quindi siamo contenti anche per questo. Tanta buona musica qui a Telecomando. E poi si crea un rapporto con gli artisti, poi alla fine un po' di cameratismo. Sì, assolutamente, infatti anche questo è il bello dell'arte, della musica, ci si ritrova, magari si pensa anche di fare qualche progetto insieme, è tutto sono tante strade che si uniscono e quindi è questa la cosa più bella.